Grazie di essere qui. Credo che la lettura durerà all'incirca una mezz'oretta, più o meno. Comunque mi fate cenno, perché io non ho cronometrato assolutamente quello che leggo oggi. Ciacca. Quindi dura solo mezz'ora, quindi se qualcuno scappa la pipì, va bene adesso, ma siamo tranquilli, qui non c'è la gardina, quindi non ci sono problemi. Allora, io leggerò alcuni pezzettini tratti da queste mie favole a tematica transgender, tema di scottante attualità. Il primo che leggerò è tratto dalla prima favola che si chiama La donna uomo, ed è dedicata ai cosiddetti freaks, cioè ai fenomeni da baraccone. Ho immaginato questo personaggio dal sesso indistinto, dalla sindrome di Morris, che in un'epoca in cui di queste cose non si parlava, veniva esposto al pubblico come fenomeno di attrazione per la morbosità di chi vuole guardare l'essere strano. La mamma era preoccupata dal comportamento della figlia che non usciva più di casa, nemmeno per fare una passeggiata insieme. Non certo per andare a giocare con le altre bambine della sua età, le loro madri avevano raccomandato di starsene lontano da quelle delinquenti. Finalmente arrivò il pretesto per farlo uscire di casa. Appena fuori dal paese, di fronte al monte ricoperto di boschi, in una piana dove solitamente i giovani giocavano a pallone, era arrivato il gran tendone del circo. La mamma le disse di aver avuto gratuitamente due inviti dal sindaco per andare a vedere uno spettacolo con gli animali. Barbara non era mai stata in un circo e l'idea di andare a vedere i suoi tanto amati animali la convinse. Quella sera si mise il suo vestito più bello e legò i capelli biondi di due codini. Dal paese una processione si avviò al circo. Tutta la gente approfittava delle novità per fare qualcosa di diverso. La piccina si siede su una panchina di ferro, succhiando un lecca-lecca rosso che la mamma le ha comprato. Si illumina la pista circolare ricoperta di segatura ed entra il presentatore. Vestito come i gendarmi, solo più colorato, per annunciare che quello sarà uno spettacolo eccezionale, pieno di attrazioni. E grasso, con i bottoni della divisa che sembravano scoppiare da un momento all'altro, un paio di baffi arricciati alle punte come la coda di un porcellino, il viso tondo e gonfio affondato in un collo a fisarmonica, un collo floscio come Bargigli, i capelli appiccicati al viso unti e viscidi come strutto. Entrano i pagliacci con il trucco pesante, un pallino rosso al naso, larghi pantaloni ed enormi scarpe, e Barbara scoppia delle risate. Anche sua mamma ride. Le sue sono risate miste a un pianto di gioia per la felicità di vedere sua figlia di nuovo allegra. Poi entrano gli animali, i pony, gli elefanti e tigri che giocano, saltano, si inginocchiano ai comandi di un domatore vestito come il sindaco, forse solo un po' più colorato. Barbara, perplessa, non capisce se quegli animali si stiano effettivamente divertendo a fare quelle cose, perché ogni tanto le sembra di scorgere nei loro occhi tanta sofferenza. Preferiva i clown, i trapezisti, gli equilibristi. Il presentatore annuncia l'ultimo numero chiedendo a tutti di fare molta attenzione. Popolo di Pagna, state per assistere a un evento incredibile! Un numero che solo il nostro circo può vantare! Per la prima volta vedrete un fenomeno umano! No, non è il solito nano, l'uomo più alto del mondo! Non è la solita donna cannone, i gemelli siamesi! Ma non è nemmeno l'uomo elefante, ma è qualcosa di più! Pensate al dramma della mamma che l'ha generata, all'unto e all'imbarazzo! Cazzata via di casa per serbare l'onore, noi abbiamo avuto pietà di lei e l'abbiamo raccattata per darle
qualcosa da mangiare e darla in pasto alla giusta curiosità del pubblico pagante. Ecco a voi la donna uomo! Barbara restò a bocca aperta, con gli occhi paralizzati sull'arena e lecca lecca che le cadde dalle mani. Le urla e le risate dei bambini cessarono di colpo in un silenzio irreale. Buio, rullo di tamburi, luce. Tutti stavano a guardare lei, la donna uomo, ma lei non guardava nessuno. Teneva la testa bassa mentre avanzava al centro dell'arena. Aveva un vestito da sera lungo e grigio, ma sgualcito, come certe bambole antiche che si trovano nei negozi dell'antiquariato. Si teneva l'abito con le mani per evitare di inciampare mentre camminava, con movimenti non in armonia con la volgarità degli sguardi appiccicati addosso. Movimenti che rivelavano una nobiltà congenita. Barbara fu subito colpita dalle mani grandi, sproporzionate rispetto ai polsi, solcate da vene sporgenti violacee, come il delta di un fiume. Dal vestito sollevato si vedevano i piedi, grandi, storti, gonfi, uno trascinato dietro l'altro con sofferenza. Folti capelli scuri la coprivano fino a metà del busto e fu solo quando il presentatore la colpì con un frustino che lei, lentamente, alzò la testa. Sotto il tendone salì un'espressione di sgomento corale. Adesso la si poteva vedere nella completezza della sua mostruosità ammirabile. Una folta peluria le copriva il viso, sopracciglia cispose, mustacchi e barba lunga, sul décolleté fitti peli le nascondevano i seni. La donna uomo non si meravigliò del boato di stupore, c'era abituata. In ogni spettacolo la reazione del pubblico era sempre la stessa, gente che lei non guardava perché preferiva tenere gli occhi bassi. La scrutavano con orrore e curiosità. Qualche madre copriva gli occhi dei figli per risparmiare loro quella scena oscena. Qualcuno rideva, qualcuno contraeva i muscoli del viso in segno di disgusto. L'espressione di dolore del viso della donna uomo ricordava quella di Santa Liberata Crocifissa, la donna alla quale Dio fece crescere la barba per esaudire la sua preghiera di non essere più importunata dagli uomini. Barbara fu assalita da una pena infinita. Si chiedeva chi fosse quella creatura, cioè per quale motivo il presentatore l'avesse annunciata chiamandola solo donna uomo, cioè come se non meritasse di avere un nome tutto suo. Era curiosa di sapere chi fossero i suoi genitori, se aveva una famiglia, se veniva festeggiata i compleanni, se qualcuno le avesse mai detto, io ti voglio bene. La donna uomo ebbe un movimento di reazione quando si sentì colpita da una confezione di maestro stato che qualcuno le aveva lanciato addosso. Alzò gli occhi e squadrò il pubblico che piombò in un silenzio gelido, come se fosse caduta una barriera protettiva. Fece con lo sguardo un giro panoramico su quella gente prima così rumorosamente ostile, ora così pallidamente terrorizzata. Incontrò gli occhi della bambina e vide due occhi diversi, uno sguardo non di astio e di morbosità, ma due luci comprensive e affettuose. Ma guardate, signori, guardate, è tutto vero! Berba, peli e baffi non sono un posticcio, sono autentici! La donna uomo distolse lo sguardo quando il presentatore le tirò con forza la barba e i baffi facendole male. È uno scherzo della natura! Un esemplare unico che potete ammirare solo nel nostro circo! Raccontate a tutti ciò che avete visto per dare anche ad altri la possibilità di fare questa incredibile esperienza! Nella passerella finale, tutti gli artisti uscirono facendo il giro tondo attorno al fenomeno da baraccone tra gli applausi. Poi, tutti in fila, con in coda la zoppicante e malinconica attrazione.